Quanti anni ho, quanti mesi ha questa forma? 17 anni che diventano 240 mesi, adesso non so, facendo il calcolo, sì, più o meno dovrebbe essere lì. E quindi questa cos'è? Una forma che è rimasta da parte? No, è il proprietario che ha deciso di portarla oggi. Cioè, lei ne ha delle altre? No. No, mi ha tenuto una. Mi ha tenuto una. Ornello? È lui? È lui che l'ha conservata. Cos'è? Che l'ho custodita. Lei l'ha custodita perché è passato parecchio tempo. Beh, sono 17 anni. Ma cos'è? Un'annata particolare? No, nel senso è una forma che abbiamo fatto io e lui con del latte di bianca modenese e rossa reggiana. E quindi abbiamo adoperato 456 kg di latte. Ecco, io mi ricordo, e sono cose che tu. E quindi poi l'abbiamo fatta, diciamo così, stagionare piano piano, perché chiaramente le vecchie razze hanno un latte che è sicuramente migliore di quelle di adesso, no? E quindi a 17 anni, adesso vediamo com'è dentro. 17 anni fa il caglio com'era? E com'è? Il caglio, come l'avete cagliata? Ah, devi chiederlo a lui. È lui il cagliatore. È lui il. Beh, il caglio di 17 anni fa, se lo ricorda, il caglio. Che caglio utilizzate? Viene, non in maniera vegetale. Ecco, no. No, il caglio è animale. Il caglio è no. Stiamo aspettando il governatore dell'Emilia Romagna per il taglio, quindi, di questa forma invecchiata. Com'è di solito il risultato, lei che è del settore? Il risultato quando si taglia dopo tanto tempo una. Ah, sicuramente è buona. Cioè, è un po' come il vino. All'interno ecco. Non è più integra come. Ecco. Perché quindi è corposa. È un restringimento. E per cui non è più elastica come una forma di 4-5 anni. Ecco, quindi ha un valore. È di gusto o un valore così affettivo? Di gusto non lo so, quando lo apriamo sentiamo. Quindi anche per lei è la prima volta una cosa? È la prima volta? 17 anni sì. Ecco. 10? No, neanche. 7-8. Ecco. Andiamo là. Ecco qua. Andiamo là. Quindi quanto pesa? Sarà 33. Ecco. Quindi ci se la può fare. Bonaccini ci attende in sala del consiglio provinciale. Ah, ecco qua. Questa è la bella sala della provincia di Bologna, epicentro dell'Emilia Romagna. Vedere ci piacerebbe assaggiare. No, chiamiamo il presidente, ci dovevamo che presidiamo il posto. Ma sì, ma c'è si è a taglia? Sì, ma io il presidente, cioè la venire. Forse se sa che è tagliato arriva. Forse se sa che l'abbiamo tagliato arriva per assaggiarlo. La forma. Ma a me basta, va bene qua, se le parole starò attento a non colpirla, ma però io devo mirare solo quando parlo. Intanto un Bonaccini è arrivato con una C sola, adesso vediamo se arriva sindaco, mi fai le foto per così la fate?
vita. Un attimo solo di attenzione, proviamo a fare senza microfono. Sì. Fate un attimo di attenzione. Apertura della forma. Buongiorno a tutti, il consorzio del Parmigiano Reggiano ha voluto stare al fianco di questa bellissima iniziativa, anche perché qualcuno diceva prima che si propone di fare il trattino di congiunzione tra Modena e Bologna. Beh, il Parmigiano Reggiano nel tortellino lo è sicuramente, perché in tutte le ricette è previsto il Parmigiano Reggiano. Siamo qui con alcuni attori della filiera del Parmigiano Reggiano, alcuni produttori, c'è un Casaro, c'è il presidente della sezione di Bologna del Parmigiano Reggiano, e hanno voluto portare qui e condividere con voi una esperienza che credo che tanti di voi non avranno neanche mai sentito dire o parlare, ma soprattutto tutti voi sarà difficile che la possiate ripetere, un'esperienza di questo genere. Qui abbiamo una forma di Parmigiano Reggiano prodotta nel lontano ottobre 2002. Questa è 17 anni che riposa sulle scalere di un magazzino. Questa è 17 anni che sta maturando, si sta trasformando. La pasta al suo interno, questa è un'enorme scatola chiusa, è un enorme contenitore all'interno del quale la pasta del Parmigiano Reggiano, dal momento in cui nasce, si trasforma. E dico dal momento in cui nasce perché abbiamo anche il Casaro che l'ha fatta nascere. Qui abbiamo con noi Silvano che 17 anni fa ricevette in casificio il latte per fare questa forma. Silvano ha trasformato il latte e poi qualcuno ha detto: ma perché non la teniamo lì e vediamo che cosa succede? E abbiamo allora anche i proprietari di questa forma, che sono Ornello e Claudia, che sono qui e hanno dato il latte per fare questa forma. Vengono da Pavullo, dalle montagne modenesi, e oggi hanno voluto condividere con voi questa esperienza un po' particolare. A suggellare il tutto abbiamo Angelo Romagnoli, presidente della sezione di Bologna del consorzio, che in questa iniziativa ha voluto assolutamente essere presente. Allora, naturalmente per il buffet abbiamo portato anche il Parmigiano Reggiano, quello classico, 24 mesi, sicuramente quello che è alla portata di tutti. Qui troveremo una cosa molto 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 speciale, perché sarà una trasformazione della pasta del Parmigiano Reggiano, del prodotto, durata 17 anni. E quindi quel parmigiano, come siamo abituati a conoscerlo, con quello di 24 mesi, insomma quello classico, qui difficilmente lo troveremo. Troveremo un'altra cosa, ma il bello della diretta è proprio questa. È proprio vedere come il Parmigiano Reggiano ha tantissime possibilità, tantissime trasformazioni possibili. Ringraziamo Luca, ringraziamo Carlo per questa opportunità che condividiamo insieme, e non ci resta che dire a Silvano di affondare i coltelli e spaccare la nostra forma di panzerare. Oh, adesso vediamo, magari c'è un gattino dentro, non è che non c'è. No, non giro ancora qui. Cerca di tenere fermo un po'. Che mi gira anche. Vediamo qualche altro volontario. Io non ho più. Ma ce ne sono anche delle più vecchie di forme, scusi, ce ne sono anche delle più vecchie di forme, o questa è la più in assoluto la più... Non è in assoluto la più vecchia, perché qualche tempo fa qualcuno ha tagliato una forma di 20 anni e quindi non...